Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video dedicato al turismo dell'occulto, perché ultimamente questa parte l'avevo un pochino trascurata e oggi vi voglio portare a Torino, che è una delle città italiane più esoteriche in assoluto. Intanto perché ha una posizione geografica particolare. Torino è posta in un punto che va a formare esattamente due triangoli perfetti che equivalgono ai due triangoli magici, il triangolo della magia nera e il triangolo della magia bianca. Ma vediamolo più nel dettaglio. La posizione geografica di Torino va a formare due triangoli perfetti con Londra e San Francisco. Secondo gli antichi romani, la posizione geografica di Torino era in Fausta perché era una posizione occidentale. In occidente il sole tramonta, termina la luce e inizia la tenebra, e per questo motivo questo è il triangolo della magia nera. Ma Torino è posizionata anche in modo da andare a formare il triangolo della magia bianca, perché forma un triangolo perfetto con Lione e Praga. La sua posizione alla confluenza del Po, che rappresenta il Sole, e del fiume Dora, che rappresenta la Luna, è considerata magica perché dotata di porte ai punti cardinali. Inoltre, il 45° parallelo passa per il centro della città. Avete visto come già la posizione geografica di Torino vada a formare, diciamo così, una perfetta confluenza tra magia nera e magia bianca. Ma non è solo questo il motivo per cui Torino è considerata esoterica, ci sono tanti altri motivi, vediamoli insieme. Il Palazzo Reale in Piazza Castello delimita il punto magico che, come una linea immaginaria, divide il bene dal male. Inoltre Torino ha una parte nascosta, perché sotto la città ci sono dei cunicoli e delle gallerie che conducono a tre grotte alchemiche, ossia luoghi di alta concentrazione di energia. E la leggenda racconta che in queste grotte le paure e i pensieri inconsci possano materializzarsi. E sembra che questo accadde proprio al principe Umberto, che fu ucciso poco dopo essere entrato in una di queste grotte. Ma a Torino ci sono anche dei misteri sacri. Voi sapete che a Torino è custodita la Sacra Sindone, che è il telo che aveva avvolto Gesù dopo la crocifissione. Ma non è solo questo il motivo per cui ci sono così tanti misteri legati al sacro. Sembra che nella Basilica Maria Ausiliatrice ci sia una croce fatta con il legno che era lo stesso legno della croce di Gesù. Inoltre, nella chiesa Santa Maria si dice che ci sia l'unico quadro che ritrae il vero volto della Madonna dipinto da San Luca e che il velo di Maria sia conservato lì vicino, in un posto misterioso. Inoltre, il monumento più famoso di Torino, che è la Mole Antonelliana, si dice che con quella sua forma un po' ad antenna capti tutta l'energia che proviene dal cielo per poterla canalizzare e disperdere poi sulla terra. Quindi sembra che sia proprio quella che raccoglie tutta questa energia e ne crea poi la sua distribuzione sulla terra. Quindi anche questo monumento così famoso è legato a questa leggenda. Ma ci sono altre leggende a Torino, non è finita qua. In piazza Solferino c'è una fontana, la Fontana Angelica. E si dice che questa fontana sia una porta attraverso la quale si accede per arrivare ad una dimensione sconosciuta. Inoltre, in piazza Statuto si trova il punto preciso in cui Torino si congiunge a Londra e San Francisco, formando il triangolo della magia nera. Inoltre, qui si trova la fontana del Fréjus, che è considerata da molti una porta per l'inferno. Abbiamo visto quante leggende ci sono a Torino, ce ne sono veramente tantissime in una città che è veramente splendida, quindi io vi consiglio comunque di andare a vedere Torino perché è una bellissima città e credo che sia un po' sottovalutata perché davvero è bella. Inoltre, se siete interessati come me agli aspetti anche misteriosi e leggendari, sicuramente qui potete trovare pane per i vostri denti. Quindi buon viaggio se andrete a Torino, vi do appuntamento al prossimo video, un bacio a tutti ragazzi, buona serata!